Ciao, sono Manuel e sono la voce dietro tutte le audioletture e le recensioni di Nightmare Before Pasquetta. Ora, molto probabilmente, stai cercando di ascoltare i nuovi capitoli che escono di Fallen o della saga di Fallen, ma non ti ricordi esattamente cosa è successo nei libri precedenti, quindi non hai tempo, magari, di recuperare l'intero romanzo? Non c'è problema. Ora ti porterò il riassunto completo del primo romanzo, ovvero Fallen, di Lauren Kate. In seguito a un tragico e misterioso incidente, Lucinda è stata rinchiusa alla Sword and Cross, un istituto a metà fra il collegio e il riformatorio. Nell'incidente, un suo amico è morto. Lei non ricorda molto di quella terribile notte, ma la sua ricostruzione dei fatti non convince la polizia. La vita nella nuova scuola è difficile, il senso di colpa non le lascia respiro, proprio come le telecamere che registrano ogni singolo istante della sua giornata. Tutti gli altri ragazzi, con cui è più facile litigare che fare amicizia, sembrano avere alle spalle un passato spiacevole, se non spaventoso. Nella nuova scuola, Luz nota subito la strana aria da carcere minorile che pervade il luogo, dovuta alle rigide perquisizioni all'entrata che portano Luz a lasciare ogni suo bene, compreso il suo cellulare, telecamere nascoste per sorvegliare i ragazzi in ogni angolo possibile della scuola e braccialetti elettronici di cui alcuni ragazzi sono provvisti. Luz fa la conoscenza di Ariane, una ragazza all'apparenza energica e sprezzante delle autorità e della sorveglianza della scuola, ma che si dimostrerà simpatica, gentile e affidabile. Prima dell'inizio delle lezioni, Luz vede un ragazzo che a detta di Ariane si chiama Daniel Grigory e da cui la ragazza si sente subito attratta, anche se lui comincia a trattarla in malo modo non appena incrocia il suo sguardo. Dopo pranzo, durante il quale Luz viene umiliata da Molly, una ragazza parecchio scontrosa, conosce in bagno quella che sarà la sua migliore amica, Pen. Tra le due si crea subito una forte affinità. Dopo aver partecipato all'evento del martedì, Luz e Pen vanno al dopofesta, dove Luz fa la conoscenza di Cam, un ragazzo molto carino, che al contrario di Daniel si dimostra subito gentile e cordiale con lei, e che comincia a farle la corte. Un giorno, andando in biblioteca, dove conosce Miss Sofia, bibliotecaria della scuola nonché insegnante di religione, Luce fa delle ricerche assieme a Pen per saperne di più su Daniel. Ma improvvisamente, un incendio interrompe la ricerca delle due, che si separano. Luce riesce comunque a scappare dalla biblioteca assieme a Todd, però il fumo provocato dall'incendio riempie tutta l'area della biblioteca e anche se Luce viene salvata da una strana forza invisibile che porta lei e Todd via dal fumo, le ombre tornano a tormentare Luz e questa volta la povera vittima è proprio Todd. Dopo essere tornata dall'ospedale, Luz rafforza i suoi rapporti con Cam e allo stesso tempo continua la sua ricerca di informazioni su Daniel assieme a Pen. Andando all'archivio della scuola, le due notano che nel fascicolo di Daniel non vi è scritto alcun riferimento ad una famiglia, legittima o adottiva che essa sia. Stessa cosa per Cam, Molly e Gabe. Continuando la ricerca, Luz e Pen scoprono che delle informazioni importanti riguardanti Daniel potrebbero essere custodite nel libro I Veglianti, un libro apparentemente scritto da un antenato del ragazzo. Luz viene invitata da Cam per un appuntamento in un penoso bar in disfacimento e l'incontro non va a buon fine. A salvarla arriva Daniel, che la porta in un posto appartato e successivamente decide di dirle tutta la verità. Così Luz ascolta Daniel, che le rivela di essere un angelo e che non è la prima volta che i due si sono incontrati, perché, a quanto pare, Luz muore e si reincarna ogni 17 anni in un ciclo irrefrenabile. Lei e Daniel si incontrano sempre, in ogni vita, e lui è destinato a vederla morire ogni volta dopo il loro incontro. Ecco spiegato il perché dell'ostilità che Daniel mostrava nei confronti della ragazza all'inizio del libro. Inizialmente Luz non crede alle parole del ragazzo finché non riceve da Miss Sofia il libro dei veglianti in cui trova una foto in cui sono ritratti un ragazzo e una ragazza. La foto è molto vecchia e risale al 1854, scattata ad Elston, in Inghilterra. Ma Luz riesce ad accorgersi che il ragazzo ritratto è Daniel, mentre la ragazza è lei.
Così Luz finalmente comincia a credere a tutto ciò che Daniel le ha detto, ma purtroppo viene rapita da Miss Sofia assieme a Pen, che viene ferita da una saetta nera durante uno scontro tra Daniel, Gabe e Ariane, che sono angeli, e Molly, Cam e Roland, che sono demoni. Miss Sofia uccide Pen ed è intenzionata a fare lo stesso con Luz per spezzare finalmente il suo ciclo di reincarnazioni. Infatti, in quella vita, la ragazza non era stata battezzata e per questo, se morisse, non si reincarnerebbe. Fortunatamente Luz viene salvata dall'intervento di Ariane, Gabe e Daniel. Il libro si conclude con Daniel che decide di mandare Luz in un posto il più lontano possibile, dalla Sword and Cross. Questo era il riassunto del romanzo Fallen di Lauren Kate. Ora, se ti va, puoi ascoltare il seguito, sempre disponibile sul canale, ovvero Torment. Grazie per l'attenzione e ad un prossimo video.